Uno strumento per la pressoterapia che permetterà alle donne operate di tumore al seno di avere un percorso riabilitativo più efficace. È quanto donato dal Calcit all'ospedale San Donato di Arezzo. L'alleanza tra il pubblico, tra i servizi pubblici, tra l'associazionismo, il terzo settore è fondamentale perché spesso e volentieri oggi come non mai attraverso le associazioni veniamo a conoscere i bisogni reali di salute della popolazione e quindi insieme allearci. Una donazione al centro ambulatoriale di riabilitazione assieme a 4 cyclette per un valore complessivo di 12.000 euro. Direi che il Calcit è proprio entrato nel patrimonio di questa città e noi lavoriamo anche per conservarlo. Il dispositivo di pressoterapia sarà impiegato nel percorso post-operatorio. Questa donazione si inserisce nel nostro percorso multidisciplinare dove ovviamente il ruolo del chirurgo, dell'oncologo e del radioterapista ci sono anche tutti quegli strumenti, procedure e collaborazioni con colleghi che servono al recupero dopo i nostri trattamenti, in questo caso dopo la chirurgia. Nel 2023 il reparto di riabilitazione funzionale ha effettuato 70 consulenze su donne operate al seno, 25 sono state prese in carico con un percorso riabilitativo ambulatoriale. Laddove vediamo delle donne operate al seno che secondariamente sviluppano un linfedema secondario, quindi coadiuviamo il trattamento di terapia manuale, quindi linfodrenaggio manuale, con il bendaggio anche elastocompressivo e a questo aggiungiamo anche la pressoterapia per implementare il risultato ottenuto.